Chris, nel senso che ha alle spalle una lunga esperienza imprenditoriale e è l'autore del Corriere della Collera, che è un blog seguitissimo che si occupa di varie tematiche, in particolare di questioni strategiche relative al Medio Oriente. Recentemente sul suo blog sono state riportate delle notizie che cambierebbero lo scenario economico e strategico per quello che riguarda l'energia a livello globale. Ci sarebbe al di sotto del Mediterraneo un'immensa quantità di petrolio e di gas naturale che garantirebbe in prospettiva l'indipendenza energetica dell'Europa e renderebbe molto meno competitivi i gasdotti su cui fino adesso si è investito e si è puntato, con ovvie ripercussioni anche a livello economico, geopolitico e militare. Quali sono queste risorse? Quali sono le fonti che affermano la loro presenza? E cosa cambia a questo punto a livello regionale? E infine, è possibile ipotizzare un legame tra l'instabilità politica e militare che si è creata nell'area e la scoperta di questi giacimenti, Antonio? Beh, tradizionalmente il legame tra l'instabilità politico-militare e le fonti energetiche è un dato di fatto. Il problema è così inquadrabile. Queste scoperte sono state fatte dal Servizio Geologico degli Stati Uniti, che hanno fatto tutta una serie di rilevamenti e hanno trovato un primo bacino nel Mediterraneo orientale e più precisamente, diciamo, nel triangolo tra Smirne, Alessandretta, la Gaza e Cipro, proprio quindi prende tutta la costa siriana, quella libanese, quella palestinese, quella israeliana e il Sinai, la penisola egiziana del Sinai. E lì c'è stato un primo ritrovamento, che hanno valutato a 3.500 miliardi di metri cubi di gas, a parte 1 miliardo e 6, 1 miliardo e 7 di petrolio. Petrolio. Poi hanno trovato un altro giacimento su cui stanno lavorando ancora, che hanno chiamato del Delta del Nilo, perché in realtà è di fronte al Delta del Nilo, quindi territorio egiziano. Si capisce subito che c'è una certa continuità con la piattaforma continentale libica piena di petrolio, che è appena stata data in concessione alla British Petroleum, che poi è la società che ha inquinato il Golfo del Messico con i suoi problemi di scavo in profondità marine. Questi grossi giacimenti hanno cambiato tutta la carta geografica degli approvvigionamenti. C'erano due grandi gruppi, uno facente capo alla Russia, uno agli Stati Uniti, dei consorzi che stavano creando i gasodotti e gli oleodotti per portare dall'Asia centrale in Europa, perché il vero mercato è il riscaldamento invernale in Europa. Paesi tutti ricchi, tutti freddolosi, hanno bisogno di questa materia prima. Questo fa funzionare anche le industrie. Gli investimenti che sono stati fatti nel South Stream, nell'altro, adesso mi sfugge il nome, hanno un costo certamente superiore a quello che dovrebbe affrontare chi, sfruttando questi giacimenti, si risparmia 1.000 km di strada. Questo ha creato una forte competizione, ha creato l'esigenza assoluta per gli Stati Uniti di trovare una soluzione al problema palestinese, al problema israelo-libanese. C'è anche un problema di definizione delle acque territoriali, perché mentre il Libano ha firmato l'accordo ONU del criterio di ripartizione delle acque territoriali, Israele non ha firmato Nemmeno gli Stati e Uniti. quindi c'è un contenzioso in atto, e nemmeno gli Stati Uniti hanno firmato, si sentono sempre un po' al di sopra delle Speciali. leggi.
un po' al di sopra delle leggi. C'è il problema che non si può sfruttare questo giacimento così grande senza un accordo tra i condomini, e tra i condomini c'è Israele, che è un condomino scomodo col quale adesso bisognerà fare i conti. Per fare questo è nata la crisi siriana, perché se non si sistema il contenzioso arabo-israeliano diventa difficile poter sfruttare dei giacimenti di gas dove moltissimi pozzi saranno su un'isoletta artificiale nel Mediterraneo che può saltare con una valigetta di territorio, quindi deve essere sistemato. Questa situazione per l'Italia ha tre aspetti. Un primo aspetto: l'Italia è stata molto penalizzata da queste primavere arabe, perché ha perso il mercato di tre paesi che ci davano da mangiare: la Libia, l'Egitto e la Siria. E quindi una parte della nostra crisi economica è dovuta a questo. Che, senza contare l'Iran, che con le sanzioni è stato in qualche modo allontanato dagli interessi. Anche l'Iran, di cui eravamo peraltro solo il secondo fornitore, perché il primo era la Germania, sì. Anche quello è stato un indebolimento oggettivo dell'economia italiana. Il secondo problema è politico. Gli Stati Uniti hanno preso l'iniziativa di questa sistemazione, la stanno conducendo con l'aiuto della Francia, che è un po' intermittente e confuso, specialmente da quando Hollande è diventato presidente, e con l'aiuto dell'Inghilterra, che fa un certo rientro nel Mediterraneo dal quale era uscita prima. Questo è un po' il secondo problema. Il terzo problema è che noi comunque, da dovunque si porti il gas, può passare attraverso la penisola italiana, perché c'è già tutta la rete di conduzione fatta a suo tempo, e quindi questo è un vantaggio. In queste tre novità abbiamo un vantaggio per l'Italia e due grossi svantaggi. Cioè potremmo puntare ad essere una sorta di autostrada degli idrocarburi? Sì, lo siamo già. Già lo siamo per il gas algerino. Il gas algerino viene su per la penisola italiana. Lo possiamo diventare per questo gas di questi due giacimenti già individuati, che si chiamano Tamar e Leviathan. È interessante che Tamar significa dattero sia in Yiddish che in arabo. Quindi qualche minimo terreno di intesa lo possono trovare. Israele con questi giacimenti ha risolto il problema energetico per almeno un secolo, mentre prima doveva vivere a ricasco di un pipeline egiziano che a giorni alterni funzionava, veniva sabotato, eccetera. Quindi ci sono vantaggi per tutti. Questi vantaggi per tutti dovrebbero però essere regolamentati, e non solo con la forza delle armi, perché la forza delle armi produce guerriglia, produce terrorismo, produce reazioni comunque asimmetriche, chiamiamolo come vogliamo, produce morti. Considerando la cosa dal punto di vista dell'interesse strategico nazionale italiano, in questo contesto in cui c'è, da un lato ci sono gli Stati Uniti che spingono per un conflitto e che hanno già attaccato la Libia, che è una parte di questa, diciamo, di questa grande bacino che raggiunge nell'Egitto, si è verificato un cambio di regime e poi una sorta di restaurazione a brevissimo. Quale dovrebbe essere la politica estera italiana? Beh, il primo sistema per non essere coinvolti in conflitti è cercare di essere neutrali. Però c'è una parte economica che richiede la ripresa per la politica estera italiana di negoziati bilaterali. Noi ci siamo specializzati molto nel multilaterale, siamo stati a lungo, forse lo siamo ancora, il terzo finanziatore dell'ONU in termini assoluti, che è moltissimo, considerando che il primo sarebbero gli Stati Uniti, che però sono morosi da anni, e quindi la politica multilaterale fatta tramite l'ONU, tramite la NATO, tramite l'Unione Europea, sta dimostrando tutti i suoi limiti. I paesi che sono più abili
a sfruttare le situazioni sono quelli che hanno ripreso la vecchia tradizione dei rapporti bilaterali. Quindi fare rapporti bilaterali, il secondo avere le idee chiare su che cosa si vuole, terzo riuscire a imporre i propri punti di vista anche agli alleati. C'è una strana idea che l'alleanza significhi dipendenza, servitù. Può essere che questo sia dovuto ai secoli di servaggio che abbiamo avuto, però certamente essere chiari anche con gli alleati dicendo questi sono settori di nostro interesse, bisogna farlo assolutamente. Poi bisogna anche pensare che sono 70 anni che è finita la guerra mondiale, non abbiamo mai avuto un periodo di pace così lungo. Le guerre locali tipo la Serbia, la Libia, eccetera, sono dei momenti che ci sono sempre stati. Però arriva sempre il momento dello scontro frontale. Noi, sia quando abbiamo vinto la prima guerra mondiale che quando abbiamo perso la seconda, abbiamo pagato scotti durissimi. Credo che non sia il caso di affrontare la possibilità, anche remota, di un terzo conflitto mondiale. L'Italia, insieme ad altri paesi a ciò interessati, la Svizzera, l'Austria, la Slovenia, la Croazia, dovrebbero dar vita a un movimento di paesi neutrali e non allineati, forti di una neutralità armata, non di una neutralità decorona, che decidano di difendersi da qualsiasi tentativo di coinvolgerli in questioni che quando vinciamo non ci fruttano, quando perdiamo ci costano moltissimo.